buongiorno, sono qui. Buongiorno. Allora Giancarlo. C'è anche con noi Fabrizio Turco in studio. Benissimo. Tanti saluti a Fabrizio e a tutti quanti. Ciao, è un piacere sentirti. Anche per me è un grande piacere. Allora, con Giancarlo Padovan vogliamo nuovamente parlare di Calciopoli. Allora Giancarlo, un'altra importante giornata sarà quella di martedì per quanto riguarda Calciopoli, un'altra udienza che si annuncia veramente caldissima perché i PM daranno battaglia e saranno inserite nel processo anche le 74 intercettazioni sbobinate dalla difesa di Moggi. Quindi siamo in attesa di vederne ancora delle belle dopo quello che è successo in settimana. Vorremmo riassumere, Giancarlo. Sì, sono state ammesse le telefonate al processo, però quello che mi preme chiarire, se voi non l'avete già fatto, ma sicuramente l'avrete fatto nei giorni scorsi e anche oggi, è che un conto è il processo penale, sì, in cui l'ammissibilità delle intercettazioni è sì importante, ma potrebbe non essere decisiva, tant'è che già il pubblico ministero non le aveva giudicate importanti. Un altro conto invece è la giustizia sportiva, cioè nei giorni scorsi abbiamo assistito a un intervento della Federcalcio che era, come dire, seccata perché quelle telefonate non erano state inserite nel processo sportivo. Ora, se venissero riammesse al processo sportivo, bisognerebbe per forza di cose riaprire il processo sportivo e andare a una revisione del processo, ed è quello in fondo che interessa ai tifosi della Juve o ai tifosi dell'Inter o ai tifosi delle altre squadre, perché quanto accadrà al processo di Napoli, cioè se ci sarà o meno l'associazione a delinquere, che è una cosa vitale naturalmente per stabilire le pene, o se non ci sia, o se verrà coinvolto Moratti piuttosto che condannato Moggi, sì, vabbè, ha una qualche importanza, ma agli sportivi interessa relativamente. Agli juventini interessa sapere se glieli danno gli scudetti, e secondo me no. Se tolgono quello all'Inter assegnato nel 2006, e se volete il mio parere, penso di sì, e penso che sarebbe pure giusto toglierglielo, ma se pensa qualcuno che l'Inter l'anno prossimo parta con una penalizzazione o peggio retroceda in Serie B, ma questo penso proprio di no. Cioè, voglio dire, questo processo di Napoli è molto importante per ristabilire una verità, che molti, non tutti, molti telefonavano, quelli delle grandi squadre telefonavano tutti, chi con un tono da arrogante e da padrone come Moggi, chi con un tono meno arrogante, ma comunque non consentito dai regolamenti, lo facevano un po' tutti. Allora, questo finisce per stabilire una sola cosa, che c'era un inveterato costume, mal costume da parte delle grandi società di chiamare i designatori e di chiamare in qualche caso gli arbitri. Questo non è ammesso, non è ammissibile e dovrebbe essere stato, diciamo così, sancito per tutti con un unico metro, ma siccome questo non è avvenuto neanche nel 2006, io dubito fortemente che in fase già di reati prescritti si possa non solo riaprire, ma addirittura punire in diciamo ex post, cioè a posteriori. Ok, Fabrizio, prego. Giancarlo, innanzitutto, e non poteva non essere così, sono perfettamente in linea su quelle che possono essere un po' le conseguenze, cioè non credo che possano esserci le conseguenze strabilianti, se non sostanzialmente quello scudetto che era assurdo aver assegnato all'Inter quell'anno, ma non c'era nessun motivo darglielo, insomma, non si capiva per quale motivo dovesse finire all'Inter lo scudetto. Allora, se si voleva dare proprio un segnale, lo si poteva dare al Chievo, voglio dire, ma non aveva senso neanche quello. Ecco. Quello era uno scudetto che andava revocato come una macchia davvero su quello che era il calcio italiano, esattamente. Perché veniva fuori quello che, parlandone prima Emanuela, avevamo definito come un momento che probabilmente non si è limitato al 2006, un momento di un calcio italiano, certo, che può essere probabilmente definito come un letamaio, esatto, perché questo è, ecco, certamente. Ecco, parola azzeccata, quello che detto. Io vorrei sentire da Giancarlo, dal direttore, è questo, cioè cosa ne pensi tu, al di là del fatto che tutti telefonassero a Pairetto e a Bergamo, al di là di queste telefonate che sono davvero una macchia dal punto di vista etico, ma
Entrando poi nello specifico, l'entità delle telefonate, che cosa ti danno da pensare? Cioè le parole che venivano pronunciate piuttosto che anche l'esistenza delle famose tessere svizzere, che cosa ti danno da pensare? Beh, allora, innanzitutto tu hai toccato un tema importante, le tessere svizzere che rimangono l'unica cosa differente, veramente differente, sì, negli atteggiamenti della Triade o di Moggio, di chi vuole, insomma, voglio dire, della Juve di allora, rispetto alle altre società. Cioè, nessuno onestamente, almeno sì, si può capire, abbia utilizzato tessere difformi, e quindi se le utilizzava pensava che di dover criptare, no, dei colloqui che potevano essere imbarazzanti o illegali. Uno. Esatto. Due, che cosa emerge da queste, cioè come ci si pone? È ovvio che ci si pone proprio con metodi diversi, mentre Facchetti e anche Moratti e anche altri parlano con i designatori certamente non cercando favori, ma insomma cercando dei buoni rapporti, fanno un'attività di lobbying. Quando parla Moggi onestamente sembra proprio che sia il padrone. Detto questo, però, le parole purtroppo in alcuni casi sono inequivocabilmente le stesse, cioè tutti si soffermano sulle griglie, tutti chiedono favori per le griglie, favori, tutti cercano di non essere danneggiati dall'arbitro. Allora io, la mia riflessione è questa, Fabrizio, ma perché tutti pensano di poter essere danneggiati dall'arbitro? Perché l'arbitro è scarso, scadente, o perché l'arbitro potrebbe avere già una propria idea su come far andare la partita? Se vuoi, proprio la mia opinione è che in questo sistema veramente disgustoso, che tu hai perfettamente definito un letamaio, quelli che mancano al giudizio sono proprio gli arbitri. Cioè, ma come si fa a fare un processo mandando assolti quasi tutti gli arbitri e comunque non richiamandoli adesso ancora dentro? Perché bisognava raccomandarsi? Cioè, qual era l'entità che voleva qualcosa di diverso da una partita ben diretta, o comunque diciamo diretta con equità? Ecco, questa è la riflessione che mi viene.